chiediamo anche per loro, per i nostri. Abbiamo ascoltato San Paolo nella seconda lettura che diceva ai cristiani di Corinto e dice anche a noi oggi: ogni volta che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Ecco, noi tutte le volte che mangiamo il corpo di Cristo, beviamo il sangue di Cristo, non facciamo altro che annunciare la Pasqua del Signore, la sua passione, la sua morte e la sua resurrezione. Però annunciare non soltanto con le parole, non soltanto attraverso una comunicazione di fatti o attraverso un riportare di cose che sono avvenute nel passato e che ora non hanno più quella freschezza, quell'efficacia di un tempo. Annunciare significa, secondo quanto ecco, tutta la tradizione della Bibbia, tutta la tradizione della Chiesa ci dice, significa proprio vivere oggi la passione, la morte e la resurrezione di Gesù. Quindi noi tutte le volte che mangiamo il corpo di Cristo, beviamo il sangue di Cristo, viviamo. E quindi poi testimoniamo e quindi annunciamo e fatemi anche passare il termine, raccontiamo la passione, la morte e la resurrezione di Gesù. Ora, da che cosa dipende tutto questo? Da quale ecco, gesto dipende tutto questo? Dipende dal gesto di Cristo che si è donato totalmente a tutti quanti noi, nella piena volontà al Padre, nella piena obbedienza al Padre, e quindi questo donarsi a tutti quanti noi ci permette oggi di dire tutte le volte che celebriamo la Messa, noi annunciamo, viviamo, testimoniamo, raccontiamo la passione, la morte e la resurrezione di Gesù, la Pasqua di Cristo. Quindi la potenza di quello che noi celebriamo sta nel dono di Cristo, nel fatto che Lui si è donato, ha donato tutta quanta la sua vita e quindi il suo spirito e quindi la sua libertà, la sua volontà, la sua obbedienza al Padre. Quindi Gesù donandoci, donandosi a tutti quanti noi, ci ha permesso di vivere anche oggi tutto quello che noi ecco effettivamente stiamo celebrando, la passione, la morte e la resurrezione sua. Passeremo solo davanti ad alcune case del nostro paese, percorreremo soltanto alcune nostre strade.
ma nel mistero confuso della comunione dei santi, di cui la Santa Eucaristia e l'Eucaristia insieme, vogliamo sentirci vicini ad ogni casa del mondo, vogliamo sentirci in cammino su ogni strada della terra, per diventare nella docilità allo Spirito Santo, nel nome santo di Gesù, testimoni della sua parola, pane spezzato e condiviso per ogni fame di luce, di giustizia e di speranza, segno vivo dell'amore di Dio per la vita di ogni creatura. Al Signore Gesù che ha detto la nostra supplica, perché ci renda volto vivente della sua presenza, volto vivente della sua storia infinita di carità. E con le parole e con le note dei nostri antichi padri innalziamo la nostra lode a Gesù presente nel Santissimo Sacramento. Mi ha lodato ogni momento, Gesù mio sacramentato, mi ha lodato ogni momento, lodato Gesù mio sacramentato, sia lodato ogni momento. Eterna, Gesù presente nella sua parola.